Mister, finita la prima partita amichevole, abbiamo rotto il ghiaccio. Ecco, sì, abbiamo rotto il ghiaccio, ci siamo conosciuti in campo, anche perché è la prima volta che giochiamo una partita 11 contro un'altra squadra, questi giocatori che sono tutti nuovi. Abbiamo rotto il ghiaccio, l'abbiamo rotto con una sconfitta, però dobbiamo anche fare i conti con la squadra che abbiamo di fronte, che è più avanti fisicamente, ed è una squadra che dovrebbe comunque lottare per vincere un campionato di eccellenza che è due categorie sopra di noi. Detto questo, io non mi sento due categorie inferiore a loro, assolutamente, ok? Quindi si è visto assolutamente i 10 giorni di differenza di preparazione. Loro sono già a una seconda fase di rapidità, di velocità che noi ancora sulle gambe non abbiamo. Spesso e volentieri i miei ragazzi col pensiero volevano fare quei 3 metri che non riuscivano a fare, mentre loro riuscivano a fare, ok? Perché c'è stata una prima parte di gara dove loro eravamo sempre prima sul pallone e noi secondi, ma se la rifacciamo tra un mese magari qualche pallone lo prendiamo anche noi, okay? Detto questo, comunque tecnicamente loro sono una squadra veramente veramente forte, quindi da riconoscere anche questo, quindi chapeau. 2-0 che secondo me non pesa come risultato perché è una prima amichevole, quindi giustamente c'è da trovare l'amalgama. Che cosa però ti vado a chiedere, che cosa sono secondo te i punti negativi su cui devi andare a lavorare? Allora, sicuramente quello che mi è piaciuto, l'ho detto anche ai ragazzi del primo e secondo tempo, che avevo chiesto, oltre alla compattezza, che poi c'è stata, anche perché se non fossimo stati compatti, anche se forse un po' troppo difensivi, comunque abbiamo subito, ok? Però se non fossimo stati compatti tra le linee avremmo subito molti molti più gol nel primo. Quindi questo, abbiamo provato questo e questo l'abbiamo fatto. L'altra cosa che non mi è assolutamente piaciuta è che spesso e volentieri abbiamo rinunciato a provare a giocare a calcio. È vero, loro uscivano molto bene, molto veloci, la velocità di palla deve essere molto molto migliorata, deve andare molto più velocemente, però il fatto di non aver nemmeno provato in alcuni momenti, questo è stato fastidio. Infatti l'unica cosa che ho rimprovato ai miei ragazzi quando sono venuti tra il primo e il secondo tempo in panchina, perché questo comunque non deve succedere. Io ci devo sempre provare, prima o poi le cose vengono. Se invece non ci proviamo neanche, non possono arrivare. Cosa ci possiamo aspettare da qui alla prossima amichevole con l'Andratese e che cosa ci possiamo aspettare soprattutto con l'inizio della Coppa Italia? Allora, da qui all'Andratese abbiamo ancora 2 giorni di allenamento, adesso non abbiamo più il doppio, quindi sicuramente sono un po' più riposati, anche perché il sabato c'è un giorno di riposo, quindi aspetto che siano un po' più lucidi. La velocità comunque scarseggerà ancora di movimento, spero che il pallone giri un po' più velocemente, quello sicuramente, e poi vediamo un attimino di costruire qualcosa in più sotto il piano del gioco, perché non ci abbiamo neanche tanto provato, ma quelle volte che ci abbiamo provato l'abbiamo fatto troppo lentamente, quindi mi aspetto queste cose qua sicuramente un filo meglio. Le voci di basso fondo ci dicono di una Falloppiese Ronago spumeggiante. Sì? Siamo pronti? Siamo pronti, aspettiamo, vediamo. In bocca al lupo.